approfittarne mai. Ovviamente la Juve pareggia oggi 1-1 a Lecce e noi pareggiamo in casa col Parma, che è un'altra bestia nera il Parma, c'è da dire. Oggi, ma quanto ero sicurissimo, Caramo oggi farà il fenomeno contro di noi. Caramo sta facendo cagare a Parma, sta giocando poco, a dire la verità. Come ho visto Caramo titolare, stai a vedere che Caramo oggi ci rompe le palle. Tac, scontato. Comunque, allora prendo di positivo la reazione della squadra dopo il 2-1, dopo un brutto primo tempo. Brutto primo tempo perché ha avuto la fortuna di andare avanti 1-0 con un gol, quel tiro di Candreva lì carambolato. E poi è successo un blackout di Brozovic, soprattutto. Brozovic ha fatto due cazzate mastodontiche. Mi dispiace tantissimo perché Brozovic è uno dei migliori dell'Inter di questa stagione, di questo inizio. Sta giocando bene. Nel secondo tempo poi è cresciuto, però nel primo tempo, cazzo. Brozovic, mamma mia. Fare due cazzate del genere, ha fatto due cazzate, una più grossa dell'altra. L'assist a Caramo glielo fa lui, praticamente. Poi sul secondo gol del Parma va a vuoto e nasce il gol di Gervinho. C'è da dire, forse sul primo tiro, soprattutto di Caramo, poteva fare qualcosa in più Handanovic. Secondo me, comunque, vede il pallone in ritardo e vabbè. Comunque, Handanovic, come vi ho detto, secondo me poteva fare qualcosa in più, almeno sul primo tiro. La difesa, cazzo, raga, De Vrij è indispensabile. De Vrij è indispensabile nella difesa a 3 oggi, si è visto, perché Godin tecnicamente non è De Vrij, anche nei tempi di uscita da libero e da registrare. De Vrij è un'altra cosa per me nella difesa a 3. Infatti è entrato lui, abbiamo aumentato sia la qualità anche i tempi di chiusura. Poi, per carità, il Parma comunque in contropiede è una squadra temibilissima, Gervinho, Caramo e compagnia. È entrato De Vrij, per me abbiamo sistemato un po' la difesa, però abbiamo sofferto in contropiede, ripeto, su cazzate nostre, perché il Parma ha fatto una bella partita, ma comunque i gol del Parma vengono da due cazzate nostre mastodontiche. Io oggi rosico da morire perché oggi ne dovevamo approfittare. Ne dovevamo approfittare perché la Juve non sbaglia sempre, la Juve, anzi, la Juve passi falsi ne fa pochi. E tu, cazzo, devi approfittarne. E per questo mi dispiace. Poi, per carità, spezzo una lancia, anzi più di una lancia, a favore della squadra, perché oggi erano stanchi anche, perché col Dortmund hanno dato tutto, l'anima. Però, peccato, peccato. Io spendo paroloni di elogio per Barella. Madonna, Barella può giocare 100 minuti, può giocare tutte le partite, può fare tutto quello che vi pare. Barella gioca sempre, corre come un indemoniato, lotta, si prende sempre il giallo. Giallo, un giallo a partita Barella se lo prende sempre, questo è sicuro. Però che giocatore, ragazzi, mamma mia, cioè corre come un indemoniato, qualità, quantità, dal primo al 90esimo, uno stantuffo, vedi ovunque, l'ultimo a mollare, sicuramente il migliore a centrocampo. Gagliardini anche, nel suo essere un giocatore mediocre, normale, nella sua normalità di giocatore, sta giocando bene in questa fase comunque, c'è da dire. Quello che ha deluso parecchio è stato Brozovic, perché un giocatore delle qualità di Brozovic deve fare meglio e soprattutto non deve fare quegli errori là, non deve fare quegli errori là assolutamente. Candreva oggi ha segnato, è in palla, ha fatto gol e assist comunque, quindi Biraghi lì a sinistra poteva incidere di più, ci sono state occasioni dove poteva incidere di più, cazzarola e niente. L'attacco Lukaku il primo tempo per me ha giocato male, molto male Lukaku nel primo tempo. Nel secondo, dopo il gol, ho visto che è cresciuto. Meno male il gol era buono, è cresciuto Lukaku nel secondo tempo e mi è piaciuto come è venuto incontro di più. Nel primo ha giocato malissimo, davvero, molto molto male nel primo tempo. Nel secondo, dopo il gol del 2-2, è andato in crescendo. Esposito l'avrei rischiato un po', un pelino prima, che stava facendo un gol, ragazzi. Cazzarola, se Esposito mi fa quel gol. Porca miseria. No, io rosico oggi, raga. Rosico, le partite in casa le devi vincere. Col Parma perdi più, che è una bella squadra, per carità. Soprattutto quando vai in contropiede. C'è quel Kulusevski lì che è veramente forte. Kulusevski è veramente forte. Averlo noi a centrocampo, Kulusevski, è forte. È forte veramente, ragazzi. Bel giocatore, bel giocatore. Mamma mia. Però
Lautaro ha giocato bene, ha giocato un'altra buona partita. Peccato perché sotto porta c'è stata un'occasione subito dopo il 2-2 che per me poteva tirare prima. Si è fatto un po' rimontare lì, un mezzo contatto c'è stato pure. Però pazienza. Io avrei dato un rigore su Biraghi, grosso quanto una casa, secondo me, perché lui anticipa, gli dà il calcio sul piede. Però dopo che ci hanno dato quel gol che hanno visto al VAR mezz'ora, figurarsi se ci davano il rigore. Figurarsi se ci davano il rigore, assolutamente no. Niente ragazzi, c'è rammarico perché queste partite le devi portare a casa. Io non so, io ho l'ambizione comunque, non dico di vincere lo scudetto, anzi, l'ambizione di vincere lo scudetto io ce l'ho sempre. Poi dobbiamo essere realisti, vediamo l'Inter comunque che non è ancora all'altezza della Juve, anche se oggi la Juve ha fatto un passo falso, ed è per quello che dovevi approfittarne, assolutamente, buttare due punti, i punti in casa che lasci sono tutti punti persi. Quindi nonostante una gran bella reazione, la reazione dell'Inter è stata veramente una gran bella reazione, in barba alle fatiche di Champions League, abbiamo reagito, dopo il 2-1 abbiamo reagito, quindi è sinonimo che nel primo tempo anche un po' la testa è venuta a mancare, certi errori non ci devono essere, ci possono stare da parte di chi ha giocato di più, che magari è un pelino meno lucido, ci può stare, però peccato, peccato che quegli errori poi te li va a fare proprio Brozovic, che è l'uomo che ha più qualità in mezzo al campo, ti ha fatto due errori troppo evidenti. Io continuo a dire una cosa, lo dico anche perché poi, come vedete, entra Politano, ha dato comunque una scossa, per carità, Politano, Esposito, Lukaku, c'è stata quella fase là che abbiamo messo il Parma lì, c'era il sentore dell'occasione nitida da gol e le abbiamo avute comunque alla fine, però secondo me l'Inter, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni, dobbiamo avere possibilità maggiori dal calciomercato. Io non lo so, si parla di Rakitic ad esempio a centrocampo, si parla anche di un attaccante, c'è il nome fantasioso di Ibra, per me qualcosa è da fare, a maggior ragione dovessi andare avanti in Champions League. È un peccato ragazzi, è un peccato, perché comunque sta squadra, anche quando pareggi oggi, ti lascia il rammarico perché butti due punti nel cesso, ma le sensazioni a fine partita sono comunque positive, perché vedi una squadra che reagisce. Però ovviamente c'è bisogno di qualche uomo in più, di qualità, di una qualità maggiore a centrocampo e in attacco, secondo me. In difesa lì abbiamo visto che De Vrij è imprescindibile, però per me un centrocampista come Rakitic, che ti guadagna quei tempi di gioco contro le squadre che si chiudono, c'è pure il vizietto del gol, è che farebbe schifo Rakitic, assolutamente no ragazzi. È un attaccante in più pure, secondo me serve, perché siamo contati. Lì davanti, quando vuoi cambiare la partita, purtroppo hai poco nelle mani. L'assenza di Sanchez pesa tantissimo, tanto, perché un Sanchez oggi sarebbe servito come? A creare superiorità numerica, a darti quella marcia in più, a tirare da fuori. Tante volte arriva pure Lukaku oggi, cazzo, se sistemato il pallone tante volte al limite dell'area, non tira mai, deve tirare, deve essere più cattivo. Lukaku nel primo tempo oggi mi ha fatto incazzare tantissimo, perché io sono il primo a difenderlo, lo difendo soprattutto perché gli attacchi della chi lo insulta, assolutamente fuori luogo, esagerate e tutto. Gli do del tempo per ambientarsi e tutto, però deve giocare il meno possibile come ha fatto oggi il primo tempo e come ha fatto col Borussia. Col Sassuolo bene, hai fatto due gol, hai giocato bene, poi soprattutto il primo tempo, col Borussia hai giocato male, quindi col Parma devi reagire. Io vedo mentalmente pure lui ha un po' di difficoltà, no? Ha giocato male il primo tempo, male. Da quando ha segnato si è scrollato un po' d'ansia di dosso, si vedeva un Lukaku più di movimento, più che girava a destra, a sinistra, ha fatto delle giocate anche interessanti, peccato lì alla fine Esposito gli ha tolto il pallone di testa, lì secondo me se ci arrivava Lukaku di testa sarebbe stato meglio. Però io non dico nulla a Seba, anzi, anche oggi ha fatto vedere qualche giocata, se mi fa quel gol da calcio d'angolo ragazzi, porca miseria. Vabbè amici, che cosa vi devo dire, io sono rammaricato per i due punti, prendo la reazione della squadra dopo il 2-1 subito, che è stata una reazione importante. Per me il migliore in campo in assoluto è Barella. Barella è un grandissimo giocatore,
mi sta davvero sorprendendo, fa giocate, quantità, qualità, inserimenti, gioca tutto campo, si becca sempre il giallo, ma nonostante questo giallo che si becca a partita, riesce sempre a essere aggressivo, pressare, recuperare palloni, smistare, inserire, tirare, c'è cioè un giocatore completo, veramente tanta roba, assolutamente migliore in campo. Peccato per i due punti, mi prendo la reazione della squadra, la reazione di cuore e non solo nel secondo tempo, che comunque ci porta un pareggio. Peccato per quegli errori del cazzo nel primo tempo. Errori troppo, troppo importanti che non ci devono stare a certi livelli. Amici, parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video. Io sono rammaricato ovviamente perché ne dovevi approfittare, riprimo adesso, pazienza. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate like, commentate, condividete, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate. Un saluto a tutti, amici, sempre, sempre amala. Ciao ragazzi, buon sabato sera. Peccato non da capolisti, peccato. Ciao ragazzi.